Allora, Denise Carbon, ai mondiali è sempre stato un fiume di emozioni, due medaglie, tre quarti posti. Adesso come ti vedi su questa pista che è molto difficile? Sarà da lottare, non si può fare pronostici sicuramente. Al momento mi sento sciare anche bene, però non serve a niente, penso, dopo domani in pista, perché sarà molto tosto, non ti sentirai sicuramente molto bene, però bisogna crederci, bisogna lottare, bisogna cercare di andare giù al massimo e non ho veramente niente da perdere, perciò lo prendo anche con serenità e comunque fiduciosa che si può fare. Senti, ho letto una tua bellissima frase sui social network per Nadia, è stata emozionante anche per voi? Sì, tantissimo, ero a casa sul divano a guardare la gara, già la sua discesa mi ha emozionato perché ha sciato così, era così bello vederla, così facile, fluida, proprio così com'è la Nadia, è proprio lei, e poi vedere che tutte le altre, quelle grandi, le più forti, le rimangono dietro, io ero così contenta per lei perché ha avuto tanti, veramente tanti momenti difficili, però con la sua voglia, con la sua grinta e la sua determinazione non si è mai fatta battere e questo per lei è una soddisfazione enorme e se lo merita forse più di tutti gli altri. Si è fatto bene anche voi, comunque vi vedo belle, serene, tranquille. Sì, forse perché la stagione non abbiamo ancora raccolto tanto. Siamo qui e adesso non conta più niente se hai già vinto, se hai già fatto podio, sei qua, noi forse il nostro vantaggio che non abbiamo niente da perdere, le altre devono forse un po' difendere i risultati o la forma che hanno già fatto vedere, noi sicuramente siamo le outsider e speriamo di essere le sorprese. Che ricordi hai di questa pista dell'anno scorso con neve molto diversa però? Mi ricordo una bellissima gara, molto tecnica, tosta anche già sopra, con tutti i dossi, bisogna sciarla bene da in cima in fondo e poi mi ricordo che arrivando sul dente si sente già il pubblico giù, sarà ancora più emozionante e più forte anche come tutti gli applausi e lo speaker, è una grande emozione, bisogna rimanere molto concentrati e no, a noi non capita quasi mai, perciò è molto bello, bisogna anche goderselo questo e sfruttarlo. Grazie. Grazie a voi.